Benvenuti a Monte Carlo, siamo con Bombi, il terzo pilota dei motorizzati Mercedes. Andiamo con lui ad illustrare questo circuito, il più scenografico, il più particolare di tutto il calendario. Ci si lancia sul rettilineo del traguardo verso curva 1, la Sandevoort in terza marcia, si sfrutta tutto il cordolo, attenzione all'uscita, attenzione al muretto esterno. Poi si sale verso il Massenet e poi curva 4 e poi curva 5. Il casino, attenzione qui al posteriore che rischia di andarsene. Bombi lo perde leggermente, riesce comunque a evitare il muretto. Qui c'è un dosso che va evitato, va aggirato. Poi Mirabeau alto, si scende verso il Loos, si incrociano le mani, prima marcia, la curva più lenta di tutto il mondiale. Attenzione all'uscita, si deve inserire bene la macchina per Portier 1 e poi Portier 2. Quasi sfrutta tutta la pista per evitare di perdere quei decimi preziosi in un circuito così corto. Tunnel, si viene accecati dalla luce e poi si inserisce la macchina nella nuova chicane. Sinistra, destra, poi di nuovo sinistra. Attenzione qui al muro esterno che trae in inganno i piloti. Tabaccaio, quinta marcia quest'anno. Piscine 1, in pieno, sesta. Poi quinta, quarta, piscine 2, molto difficili perché il cordolo fa saltare molto la macchina. Poi Rascasse in seconda marcia, spesso si blocca l'anteriore destra. E poi Antonino Ghez si apre il DRS. Questo è il circuito di Monte Carlo, secondo Formula Nation. Vi aspettiamo con la gara della Formula 1. Formula 2 si è già corsa in diretta questa sera, mercoledì, sul canale di Formula Nation.